Salve, io sono Piglio e bentornati nella CazzoCraft, la serie di Minecraft Survival con il nome più bello del web. Signori, come potete vedere, ci troviamo vicino a dove ci eravamo lasciati nello scorso episodio, e cioè vicino a questa bellissima pixel art gigante di un biscottone bellissimo, che se non avete visto lo scorso episodio vi faccio vedere che va semplicemente a coprire quella che è la farm di bacelli di cacao, di bacche di cacao, perché ovviamente mi servivano le bacche di cacao per fare il colorante marrone. Per fare cosa esattamente? Bene, in realtà quello che dovevo fare l'avevamo già fatto, perché mi serviva per il vaso lì del bambù gigante. Tra l'altro guardate che bellino visto da qui, wow, wow, quanto è bello, mamma mia, ma quanto l'ho fatto bene. Peccato che con gli alberi non si veda il vaso, ma fidatevi, c'è il vaso. E niente, avevo fatto quella farm di legno bruttissimo, cioè di alberelli con le bacche di cacao in mezzo al cazzo. Ovviamente mi faceva schifo, e quindi avevo deciso di fare la farm effettivamente più o meno automatica, diciamo semi-automatica, e poi per coprirlo ho fatto il biscottazzo gigante. Però ovviamente se voi avete visto lo scorso episodio, queste cose le sapete già. Ora signori, io sto registrando esattamente di sabato, scusate, 11 maggio, mentre voi questo video lo vedrete il 13 maggio. Quindi il lunedì, quindi per voi ieri sarà stata domenica 12 maggio, che in Italia è la festa della mamma. E siccome io non sapevo esattamente cosa fare, al momento non mi servono altre farm, ho pensato, perché visto che comunque mi sto divertendo a fare queste cose tipo le pixel art, comunque tipo il bambù gigante, insomma mi sto divertendo a fare queste cose, ho pensato perché non fare qualcosa a tema festa della mamma. E quindi ho cercato un po' su Google Immagini, devo essere sincero, perché sennò col cazzo che mi sarebbe venuto in mente qualcosa del genere. E ho trovato una pixel art tipo su quei siti dove mettono i disegni per i bambini da colorare. Non so se avete presente quel gioco per smartphone dove tipo ci stanno disegni con i numerini, tu in base al numero devi mettere il colore. Ecco, la stessa cosa esiste in modo tipo cartaceo per i bambini. Ci sono ste pixel art dove poi ti vai a stampare il foglio su un normale foglio A4 e ci sta la griglia con i quadratini con i numeri, e tu devi mettere semplicemente il colore al posto di quel quadratino col numero. E niente, ho trovato questa pixel art di una mamma che abbraccia il figlio, e quindi mi sembrava carino rifarla in Minecraft. Ora, piccolo problema: come vedete qui ho fatto una base, tutta una scalinata con un ponte che porta qui, perché ovviamente non la volevo fare in mezzo al cazzo nell'isola, perché sembra un po' brutta, però magari farla qui che si vede lì dalla costa secondo me ci sta bene. E il piccolo problema è che è abbastanza grandicella, infatti come vedete questa base è abbastanza larga, esattamente sono 30 blocchi, perché la pixel art è larga 30 blocchi e alta 50 blocchi, quindi è bella grande. In totale sono 1500 blocchi, se non erro, perché sì, 50 per 30 dovrebbe fare proprio 1500. E quindi io per circa una settimana, perché da settimana scorsa, cioè in realtà non una settimana, diciamo una settimana lavorativa, quindi 5-6 giorni, mi sono messo a farmare un po' di materiali, oltre a fare, vabbè, questa basetta qui, e ho farmato un po' di materiali per fare questa pixel art, che è relativamente facile, non è nulla di molto complicato, però comunque mi servivano un bel po' di blocchi colorati, roba verde, marrone, rosa, soprattutto blocchi neri maledetti, che devo fare stragi di squid ogni volta di sti maledetti per prendere il colorante nero. Prima o poi farò una farm anche, non lo so, di squid, se si può fare, perché ogni volta prendere il colorante nero è un dramma. E soprattutto anche mi serviva il colorante marrone, per il quale fortunatamente abbiamo fatto la farm. E quindi ho preparato tutti questi blocchi qui, fra l'altro alcuni ce li avevo già, tipo lì nella cesta ne sono avanzati anche alcuni, lì da qualche parte c'è una cesta, vi giuro c'è una cesta qui vicino, vi giuro lì vicino c'era una cesta, regà! Mi ricordo che c'era una cesta, cazzo l'ho vista ieri, porca puttana, c'era una cesta qui da qualche parte, dove cazzo l'ho messa? Eccola! Perché non si vede? Perché se mi allontano? Scusa! E però se mi avvicino appare! Come cazzo funziona sta cosa, scusa? Ma... No, aspetta, ho trovato un bug nel sistema. Che cazzo è? Perché se vado un po' più indietro sparisce, se mi avvicino appare? Tra l'altro ci dovrebbe essere pure un letto lì da qualche parte, credo. No, forse il letto l'ho levato, non mi ricordo. Sì, può essere che l'ho levato perché l'ho messo qui, giusto. E niente, lì c'è una cesta con altri blocchi che avevo usato per fare la cesta gigante. Però alcuni mi servivano, tipo il giallo, visto che non abbiamo fiorellini, maledizione. Tipo 4 me ne erano rimasti nella cesta, che vabbè, adesso non si vede più. Un po' li ho presi da lì in alto, tanto non si vedrà che li ho presi, quindi facciamo finta di niente. E non lo scoprirete mai, almeno che io non vada lì sopra, non lo vedrete mai. E quindi ho messo poi tutti i blocchi qui dentro. Perciò io adesso direi che mi metto a fare questa pixel art, però a voi vi velocizzo tutto, perché ovviamente sennò vedermi piazzare 1500 blocchi potrebbe essere un po' noioso, visto che potrei metterci probabilmente anche un paio d'ore. E quindi voi vedrete tutta questa pixel art
super velocizzata, come ho fatto nello speciale di Natale con la cesta gigante che vi ho velocizzato tutto. E quindi niente, godetevi questa pixel art, o meglio questa costruzione della pixel art, che poi vi farò vedere meglio a costruzione finita e la andremo a giudicare insieme, visto che comunque il disegno, scusate, da cui sto prendendo spunto è più o meno carino. Poi bisogna vedere effettivamente come esce in Minecraft, visto che non è che c'ho proprio i colori esatti, però cercherò di fare del mio meglio. Comunque, ci vediamo fra pochissimo, cioè spero. Per me sarà tanto tempo, per voi forse, 4-5 minuti. Non lo so, dipende da come velocizzerò il video, scusate. Comunque, vabbè, ci vediamo fra poco. Allora signori, ho fatto un piccolo taglio perché mi sono accorto innanzitutto di aver sbagliato lì sopra, ma poi soprattutto mi sono accorto che i colori che stavo usando non andavano proprio bene, cioè mi ero completamente dimenticato dell'esistenza del color lime e quindi avevo usato la green concrete powder come verde più chiaro e poi la green wool come verde leggermente più scuro, solo che non si notava la differenza, cioè essenzialmente erano quasi uguali visti da lontano, invece a me servisse che un po' si notasse la differenza. E quindi niente, sono dovuto andare a farmi un po' di lime wool, ho corretto lì sopra, ho tolto tutta la green concrete powder e ho messo la lime wool, lì sopra ho lasciato, cioè lì ho modificato dove avevo sbagliato, però ho continuato ad usare la green wool per fare quello leggermente più scuro. Quindi diciamo questo che dovrebbe essere il braccio della madre che abbraccia il figlio, adesso sta bene. E come colore mi sembra anche meglio, è un po' più vivace perché sennò faceva abbastanza cagare. Cosa che non mi piace invece è questo giallo che è troppo scuro rispetto a quello della foto, però purtroppo non ho un giallo più adatto. Forse mi sarebbe servito qualcosa tipo di arancione, però non credo esista tipo la lana arancione, forse. O se esiste, non so come si faccia l'orange. Potrebbe esistere effettivamente, però non so, non ho la minima idea di come si faccia il colore arancione, quindi sti cazzi. Può essere giallo e rosso? Probabile. Vabbè, sti cazzi. Magari quello lo modifico più avanti, però per adesso ce lo facciamo andare bene. L'importante è aver sistemato il braccio perché faceva veramente cagare come era fatto prima. Comunque detto ciò signori, io direi che adesso innanzitutto mi mangio un bel panino, perché qua a furia di fare sali e scendi qua mi sto ammazzando ogni cazzo di volta, soprattutto perché quando poi scendo mi butto come un idiota. Vabbè, non in questo caso, in questo caso mi mancavano un paio di cuori perché ho fatto un po' di parkour per andare e tornare da casa, però vabbè, ovviamente avevo il pillar, l'ho rotto, però lasciamo stare, mo sto spiegando cose di cui non me ne frega un cazzo. Comunque signori, detto ciò, direi che adesso riprendo, finisco di fare la madre e il figlio e poi inizio a fare tutto il cielo, che boh, solo di cielo saranno 400 blocchi, porca miseria. Tra l'altro ho preso un po' di terra perché per fare il pillar evito di usare la lana o comunque gli altri blocchi che ho, come avevo fatto prima con il pillar di lana verde, perché sennò poi spreco blocchi e mi dispiace. E soprattutto ho fatto un altro po' di lana nera perché quella che avevo era decisamente poca, molto molto poca, quindi ne ho fatto un altro stacchettino perché effettivamente mi serve e forse neanche mi basta questo stacchettino, però vedremo. Comunque signori, direi che adesso vado avanti e ci vediamo appena ho finito. Non so se vi faccio vedere direttamente a fine opera d'arte oppure a fine di madre e figlio e poi facciamo il cielo dopo, non lo so. Comunque adesso vado avanti, ci vediamo fra poco.
Save me from my eyes.
Ok signori, ci ho messo molto più del previsto, ma penso abbiate visto comunque dalla parte velocizzata ci sono stati un po' di imprevisti, a parte il fatto prima che comunque ho dovuto farmare un altro po' di roba, però vabbè, tralasciando quello, c'è stato anche quello stronzo di merda col tridente vaffanculo che mi ha ammazzato una o due volte, più io che cado e sono scemo, vabbè, lo sappiamo. Fatto sta che signori, tecnicamente se tutto è andato bene, se ho fatto tutto giusto, ho finito di fare la pixel art, che sarebbe questa qui. E porca puttana, è uscita molto molto carina. Non ho qualche dubbio su questa parte qui un po' più scura del cielo, però dovrebbe essere giusta, spero. Sì, ma tecnicamente sì, è giusta. La sto vedendo adesso dal telefono, perché io per tutto questo tempo per fare questa pixel art sto vedendo una micro immagine minuscola che c'ho sul telefono, perché non era manco grande con tutto lo schermo, proprio l'immagine di merda che ho trovato. Però porca puttana, è uscito veramente bello, veramente molto molto bello. E vi dirò di più, secondo me dalla costa sembra ancora meglio, è veramente veramente bellissimo. Porca puttana, non me l'aspettavo, è venuto veramente molto molto carino. Cioè questa sarebbe poi la madre con il braccio, sta abbracciando il bambino. Vabbè, poi là c'è il cielo che avrei pure potuto evitare di fare, tanto c'è il cielo di Minecraft, però non lo so, ci stava meglio così. Sarebbe interessante trovare un modo per illuminarlo, solo che purtroppo non c'è un modo. Cioè se anche io ci mettessi dietro delle lanterne, delle redstone lamp, comunque non passa la luce attraverso i blocchi, quindi da davanti non si riuscirebbe a vedere, a meno che non l'avessi fatto tipo tutto di vetro, ma comunque non ci sarebbero stati i colori che mi servivano per fare tutto, quindi non si può fare. E niente, sarebbe bello per l'appunto trovare un modo per illuminarlo, però purtroppo non credo ci sia un modo. Al massimo potrei vedere di prendere tante tante tante, ma proprio tantissime lampade, quelle là del Nether, non si chiamano lampade, si chiamano shroom light, e fare tipo una cornice con le shroom light, però non si vede, non si vedrebbe, scusate, tantissimo, perché comunque il centro rimarrebbe comunque abbastanza scuro. Ora signori, calcolate che io qui devo levare tutto, sicuramente devo levare il letto, le casse, anzi facciamo così, ce lo leviamo insieme, ci leviamo tutta questa bellissima roba. Fra l'altro mi devo risistemare l'inventario, e fra l'altro abbiamo preso un Nautilus Shell uccidendo un figlio di troia che mi ha ammazzato, maledetto. Che bello signori, giustamente faccio un coso, una pixel art per la festa della mamma, e giustamente mi chiama mia madre che mi interrompe, ovviamente, e quando mai, e porca puttana, però vabbè dai, non fa niente, ieri era la festa della mamma, quindi va benissimo lo stesso. Ora signori, per l'appunto leviamo tutta sta roba, perché voglio vedere l'opera finita dalla costa, voglio vedere veramente come sembra. Secondo me esce veramente, cioè è uscita veramente molto molto carina. Ah, ma c'era la terra anche qui sotto, ma mi ero completamente dimenticato, mannaggia la puttana, ci metterò 3 anni a levare tutta questa terra, ma porca troia. Fortunatamente la pala di diamante è abbastanza veloce. E comunque niente signori, per l'appunto sono contento di aver fatto questa pixel art. Ora il video di per sé non so quanto sia durato per voi, perché comunque avendo fatto 3 o 4 volte la ripresa, la registrazione è durata più o meno 3 ore, quindi bene ma non benissimo. Non so bene esattamente quanto lungo uscirà il video alla fine, penso che lo velocizzerò, scusate, in modo da farlo uscire di circa 15 minuti, però beh, non lo so, dipende, perché vorrei che comunque anche mentre faccio vedere tutto velocizzato comunque un minimo si capisca. Se lo faccio un po' troppo veloce poi non si capisce un cazzo, e tanto vale che lo taglio, per dire, ve lo faccio vedere già pronto.
Però poi uscirebbe un video da 2 minuti se facessi così, e quindi quindi devo trovare bene un po' la quadra in modo tale da fare un video decente. Però anche se non so quanto di quanto sia uscito lungo, spero comunque vi sia piaciuto il video e spero soprattutto che questa pixel art vi sia piaciuta, perché a me sta piacendo davvero tanto. Cioè io sono per l'appunto sicurissimo che adesso che lo vediamo dalla costa sia tipo fantastico. Certo, sta scaletta qua, sto ponte, io me lo ricordavo un po' più corto, cioè mi sembra strano che io ancora non sia arrivato alla scaletta. Ecco, sono appena arrivato, porca puttana. Comunque leviamo sti ultimi blocchi, tanto ne sono rimasti forse una decina. Sì, ok, siamo arrivati sulla nostra bellissima costa e adesso andiamo a vedere la nostra bellissima pixel art. Ok, è il momento della verità, vediamola. E ok, porca puttana, è bellissimo, raga, è fantastico, è veramente bello, porca troia, a parte che è enorme, sono 1500 blocchi, quindi porca troia. Ma poi è bellissimo perché anche se lo vedi di lato comunque si vede abbastanza bene, essendo comunque gigantesco. Porca puttana, raga, è veramente veramente bello. Cioè, ma non ci avrei, non lo so, non gli avrei dato 2 lire proprio per vedere il disegno. Il disegno faceva cagare, ma invece è bellissimo. Non so se ci starebbe bene tipo una cornice nera, ma forse lo lascio così perché sembra un po' più luminoso così. È veramente veramente figo, porca troia. E niente, raga, io direi che mi sistemo un attimo. E ovviamente è iniziato a piovere, porca puttana. Allora facciamo così, vado a casa, visto che comunque devo settare lo spawn point, non si sa mai che adesso inizia a fare tipo la grandinata della Madonna e mi arriva un fulmine in testa e mi ammazza. Meglio evitare, meglio non correre rischi. Comunque vado un attimo a casa, dormo, così setto lo spawn point, visto che il letto che stava lì l'ho rotto, e poi ritorno qui sperando sia giorno e non ci sia la pioggia. Porca puttana, li ho chiamati i fulmini, dammi 2 secondi, fra, ma un attimo, ma che cazzo, 2 secondi, ma un minuto, ma fammi arrivare a casa, dammi il tempo, che cazzo, mamma mia, sembra che mi inseguano, non lo so, cioè me le chiamo le cose, ma che cazzo. Comunque vabbè, ripeto, faccio tutto quello che vi ho detto. Oddio, oddio, no, che ha fatto? Ha laggato, a caso. Ma come fa a laggare il single player? Ma scusa, che cazzo lagga in single player? Maledetto. Ma così va casissimo, lagga in single player. Mi fa cadere, ma che cazzo. Ok, non l'ho capita sta cosa. Beh, non mi aspettavo di tirasse una laggata così a caso. Vabbè, comunque signori, niente, sento lo spawn point, tanto sono arrivato a dormire. E adesso se il giorno è finito di piovere, ritorno lì e ci salutiamo. Così mi posiziono un attimo in un posto bellino dove si vede bene la pixel art e facciamo l'outro. Ok signori, penso che posto migliore di questo non ci sia, perché siamo per l'appunto proprio davanti al quadro. Fra l'altro è dove c'era la scaletta, quindi giustamente grazie al cazzo è normale che siamo proprio davanti al centro del gigantesco quadro pixel art, pixelartoso. Termini così a caso che mi vengono e non mi vengono neanche bene, tra l'altro. Comunque signori, spero per l'appunto che questo video vi sia piaciuto e che questa pixel art vi sia piaciuta. Io con un giorno di ritardo, visto che era ieri la festa della mamma, faccio comunque un augurio a tutte le mamme, anche se in ritardo, però ci tenevo comunque a farvi gli auguri. Mamme che vedete magari i video insieme ai figli, magari mettete un like visto che vi ho fatto gli auguri, no? Oppure dite ai vostri figli di mettere like. E che cazzo, figli, se volete bene alle vostre mamme, state vedendo questo video, mettete like, un commento, non lo so, cioè qualcosa, che cazzo, un like ogni tanto, un commentino, e dai. Comunque signori, auguri di nuovo alle mamme, e ripeto, se il video vi è piaciuto mettete like, se invece non vi è piaciuto mettete dislike, ma commentate dicendomi cosa non vi è piaciuto in modo tale che possa migliorarmi. Se vi sono simpatico iscrivetevi, magari attivate la campanella, che a me come al solito non dispiace mai, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!